servizio sul traffico con un'indagine molto così alla buona, se vogliamo, ma indicativa con i cittadini di Altamura, gli automobilisti. Riprendiamo ad occuparci del traffico ad Altamura. Siamo all'incrocio di via Matera. Come vedete i semafori segnano ancora sempre il giallo. I semafori non funzionano ad Altamura da più di un anno e mezzo. Abbiamo l'opportunità al volo, una cosa quasi incredibile, salve, di parlare con il consigliere Mascol del Partito Socialdemocratico. Consigliere, come lei vede i semafori danno sempre il giallo. Non funzionano da più di un anno. Che è successo per questa cosa di semafori? Ne sa qualcosa? Io non saprei cosa è successo. Per la verità so che c'è una ditta di manutenzione che dovrebbe tenere sempre i semafori in funzione. Forse l'amministrazione ha dimenticato, non ha rinnovato il contratto di manutenzione. Non so dirle altro. Lei, a parte la sua carica politica, il consigliere comunale, è anche un automobilista. Certo. E viaggia bene ad Altamura? Per la verità in alcune strade principali non ci sono grandi problemi. Le strade secondarie, credo come in tutti i paesi, hanno delle disconnessioni che dovrebbero essere guardate un tantino più da vicino. C'è questo collegamento tra la strada per Gravina e la strada di Matera che è molto attraversata da grossi automezzi. Non crede che forse qui la segnaletica andrebbe cambiata, variata? Io credo che all'attenzione della Giunta un problema che riguarda il traffico in generale, e certo sarà inserito questo fatto particolare che lei mi indica. Intanto la situazione del traffico ad Altamura sta diventando estremamente caotica e credo che subito questa amministrazione, l'intero Consiglio Comunale, debba mettere mano a un piano di viabilità che allenti la presa del traffico nel centro e che porti su linee esterne in maniera tale che il traffico al centro diventi più vivibile, diciamo. Consigliere Mascoli, un'ultima domanda, i parcheggi ad Altamura cosa si faranno? I parcheggi ad Altamura sono all'attenzione, credo, come in tutta Italia il problema dei parcheggi è all'attenzione. Per la verità, come gruppo e personalmente mi sono fatto promotore e colgo l'occasione per dirlo tramite gli schermi di Teleappula alla città, di una proposta, di un progetto, di un parcheggio, si parte con questa proposta, poi credo averne altri, di una proposta, di un progetto, di un parcheggio annesso al centro storico e in particolare nella zona di Viale Regina Margherita, dove adesso è ubicato il consorzio agrario che praticamente non è usato per i suoi scopi perché ha un'altra struttura all'esterno della città. Ho avuto l'adesione, per la verità, di quasi tutti i gruppi, anzi di tutti i gruppi, esclusa la Democrazia Cristiana, e non capisco perché. Lo chiederò in uno dei prossimi consigli comunali, perché il problema esiste e lei lo vede da vicino. È possibile vedere il raccordo stradale che c'è qui all'incrocio di via Matera. Dalla segnaletica notiamo subito che questo pezzo di strada che collega via Matera con via Gravina e via Corato di fatto è anche l'unico modo per raggiungere l'autostrada, la A14. Naturalmente questo significa avere grossi automezzi che sono obbligati a scorazzare direttamente nel centro di Altamura, creando dei grossi problemi per la viabilità e per il traffico. Allora, lei è automobilista, ha patente? Sì. Come viaggia ad Altamura? Si trova bene? Non vede che è intasato? Beh, bisogna girare nella periferia per poter girare dentro Altamura. Questo per le strade, ma per le troppe macchine, i sensi unici, la segnaletica le sembra buona? Beh, diciamo che alcune volte sì, alcune volte no. Cioè, il sabato è problematico, no? E la domenica. Gli altri giorni è abbastanza... Lei trova facilmente parcheggio? No. Le sembra un problema grosso questo? Sì, diciamo che è da risolvere. Che cosa farebbe? Dove sceglierebbe un posto? Beh, sicuramente
Beh, non lo so, ecco, in queste zone qui, centrali. Lei guida? Sì, da tanti anni. Non trova difficoltà delle volte in alcune certo, ore di punta? Certo, c'è maleducazione stradale innanzitutto. La segnaletica come la sembra? Beh, la è organizzata bene, però sono maleducato. No, non hanno, cioè, non hanno rispetto per le donne, ci bestemmiano, ci fanno. Cioè, se c'è un tassamento, c'è il motivo. La colpa degli automobilisti? Sì, certo. E lei trova facilmente parcheggio con la macchina? Sì, abbastanza, poi cerco di essere... Però mi hanno fatto una multa senza motivo adesso, una contravenzione senza... Ha detto il vice che ha fiscato, invece, cacchio, io ci tengo, la macchina metto sempre... E nei posti giusti, non nei posti sbagliati, però pazienza, se fossimo tutti educati non succederebbe questo. Manca l'educazione stradale, io ci tengo proprio a dirlo. Il traffico ad Altamura, anche se io non sono altamurano, è sempre stato caotico, soprattutto perché c'è l'abitudine da parte degli altamurani e da chi si reca da fuori Altamura per venire qui di utilizzare la macchina anche per brevi spostamenti. Certo, c'è da dire che i servizi pubblici non aiutano molto, in quanto se ci sono in orari prefissati che però nessuno conosce. Quello che io mi auguro è che la gente prenda un pochettino più di senso civico e cominci a spostarsi a piedi, visto che le giornate permettono questo appunto. Lei propone di usare meno la macchina allora? No, io propongo non di usare meno la macchina, ma di usarla soltanto nei casi indispensabili e non per andare dalla casa al macellaio, sono esempi ovviamente troppo drastici, però... Appunto... Lei trova subito parcheggio? No, anche questo è un grosso problema, soltanto che ognuno di noi il parcheggio lo vorrebbe sotto casa, perché siamo abituati con la mentalità contadina ad attaccare l'asino lì dove c'era la catena, e la catena è appunto vicino a casa nostra. Si vedono degli esempi di parcheggi in doppia o in tripla fila soltanto perché uno deve andare in quel determinato negozio e non vuole fare appunto, come dicevo prima, quattro passi a piedi. Lei vive ad Altamura? Sì, da un paio d'anni. Come le sembra la segnaletica, i sensi unici e tutto il resto? Anche su questo fatto qui sono un pochettino dispiaciuto, diciamo così, perché quando hanno fatto il senso unico nel rotatorio intorno al centro storico, io speravo che facessero lo stesso anche con Via dei Mille, se non sbaglio, si chiama quella strada che viene Via dei Mille. Invece ciò non è successo e appunto lì dove non è successo si crea il traffico caotico. Senti, possiamo chiederti qualcosa sul traffico di Altamura? Tu sei un automobilista, come ti sembra? Un po' caotico? O sì, un po' caotico, se non va. A parte già la struttura della città, che è strutturata in maniera molto antica, diciamo, le strade percorribili sono ridotte a 3 o 4, tolto Via dei Mille, Viale dei Martiri e Corso Vittorio Emanuele. Per fare in pratica il giro della città bisogna fare un percorso di 6-7 km. Lei trova subito parcheggio? Sì, ma più delle volte parcheggiamo in maniera così dire alla barese, cioè parcheggiamo anche dove non si può. E gli automobilisti possono avere delle colpe anche in questo caos che si crea? È normale, ci si lascia condizionare un po' dal caos che si trova mentre si guida. Come si cammina per le strade di Altamura? Malissimo. In particolare che cosa non va bene secondo lei? Beh, secondo me si confluisce il traffico un po' tutto sulla villa qui, all'imbocco di Via Matera e Via Gravina e del Mercadante. Secondo me è da rivedere un po' tutto. La segnaletica anche? Certo. Sensi unici. Specialmente per quanto concerne la distribuzione delle macchine. Questa distribuzione delle macchine malfatta porta anche uno scompenso agli operatori economici che non riescono, diciamo così, ad avere quell'influenza che dovrebbero avere in base alla posizione che occupano le loro attività. C'è tutto da rivedere, insomma. E i parcheggi? Altrettanto, insomma, c'è veramente una cosa molto ma molto spiacevole, insomma. Una città bella come Altamura dovrebbe avere molto di più di quello che ha. La segnaletica è stata fatta appena un anno fa, la nuova. Probabilmente non ha importanza quando è stata fatta, l'essenziale è vedere se funziona o meno. Per me non funziona, ma non a detta mia, ma di molte altre persone, insomma. Non funziona per niente, cioè non è che è questione di poco, non funziona per niente.
È un po' trafficato. Lei trova facilmente parcheggio la mattina quando fa i suoi servizi? Qui ad Altamura non ci sono parcheggi. Boh, non lo so. È mai capitato una multa che lei ha contestato? No. Segnali, tutto da rifare, tutto da rifare. Tutto da rifare. L'urbanistica da rifare. Il parcheggio lo stesso. Siamo adesso sul corso Federico II di Svevia. È un'ora di punta, naturalmente. Ci sono moltissime macchine che lo attraversano. I pedoni si scostano sui bordi della strada, che è già estremamente stretta. Macchine commerciali, macchine e automezzi che devono scaricare le loro merci. Da qualche tempo il corso ha ripreso ad avere questa sua attività anche come strada per gli automezzi. Nei giorni di Natale era stato vietato l'ingresso a qualsiasi automezzo, perciò il corso era stato tutto dedicato, tutto regalato ai pedoni, ai cittadini che ci passeggiano. Parliamo adesso con un addetto ai lavori, posteggiatore qui a Piazza Duomo. Il traffico ad Altamura è diventato insopportabile, a quanto dicono tutti, non si riesce a camminare tranquilli, c'è non troppo caldo. Non si riesce più niente, non si riesce più a trovare spazio da nessuna parte. Anche per il posteggio? Da nessuna parte. E questo è un posteggio custodito. E nonostante tutto, i posti che ci sono qui per le macchine, quante macchine possono essere qua parcheggiate? 48 macchine. Ma c'è più richiesta? E voglia, quando richieste c'è. Non c'è spazio. Non c'è spazio. Non c'è spazio. E dove si potrebbe immaginare un posteggio nuovo, secondo lei? Piazza Castello, dalla mattina alla sera. Fare il doppio. Doppio rilevato, cioè, allora sì. Lasciando comunque il mercato. È naturale. Devono eliminare il mercato e mettere per esempio due sopraelevati per mettere le macchine. Come si comportano gli automobilisti altamurani? Parcheggiano bene o sono malissimo, un po' disordinati? Malissimo, malissimo, tutti quanti, tutti indisciplinati. E che cosa fanno di particolare? Si mettono tutti di traverso. Occupano due posti. Da 48 macchine. Da 48 diventano 24. 24, la metà. Abbiamo subito un automobilista che ha appena pagato il posteggio. Lei ha posteggiato qui a Piazza Duomo? Si trova bene qui a Piazza Duomo? Beh, è un discreto qua. Trova sempre il posteggio? Beh, a volte sì, a volte no. Come le sembra il traffico ad Altamura? È un po' troppo il traffico ad Altamura. A certe parti non si può camminare perché mettono le macchine da una parte all'altra. Colpa degli automobilisti o della segnaletica? No, dalla segnaletica. Proprio scendendo giù verso il cinema grande non si può salire perché a volte c'è macchina da una parte e l'altra. È un caos che non si può camminare. Le macchine sono troppe, non si potrebbe anche qualche volta fare a meno di prendere la macchina? Questo è anche vero, no? Si potrebbe fare a meno di prendere la macchina perché la gente non si rende conto che non si può camminare con la macchina. È peggio, si cammina più presto a piedi che con la macchina. Che cosa proporrebbe agli amministratori del comune di Altamura per quanto riguarda il traffico? Lei sa che i semafori non funzionano da un anno e mezzo? Sì, ma questo è anche vero, perché qua non funziona quasi niente ad Altamura. Macello. Macello. Per colpa degli automobilisti o per colpa della segnaletica? Beh, secondo me per colpa della segnaletica, a prescindere dal discorso degli automobilisti che qui ad Altamura ci lasciano a desiderare. Comunque, qual è il tratto che va rivisto? Il pezzo di strada è più il problema. Niente, è l'estramurale secondo me, che è troppo, nelle ore di punta proprio non si può. La presenza poi dei camion, degli grossi automezzi. Macello, soprattutto per quello là, il tratto corato per andare a Matino, che devono per forza necessariamente. Certo, va bene. È necessario. Tanti problemi ad Altamura, non ultimo allora quello del traffico. Le auto sono tante e tutti preferiscono uscire in auto, magari piuttosto che fare una passeggiata. Abbiamo ascoltato alcuni cittadini e molte responsabilità sono state date da costoro agli stessi automobilisti, ai cittadini di Altamura, che spesso sono indisciplinati sulle strade. Molte altre osservazioni riguardavano la segnaletica, ma tutto questo noi lo facciamo rilevare soprattutto agli organi competenti per una soluzione quanto più celere del problema.